Ciao da Nicoletta, oggi è il 1º maggio ed è la festa dei lavoratori. Vorrei allora aprire con te qualche riflessione sulla parola lavoro. Ricordo anni fa che mi divertivo a guardare l'etimologia della parola lavoro e a anche notare come in spagnolo si dice trabajo, travaglio, in napoletano mi sembra si dice fatica, vado a fatica. E io rimanevo un po' così perché dicevo, ma se associamo e quando associamo la parola lavoro al travaglio, alla fatica, forse abbiamo sbagliato qualcosa. Pensa, ci sono a volte più scelte nella vita, o comunque noi agiamo per, nel lavoro o non solo nel lavoro, procurarci un piacere o evitare un dolore. Cosa significa? Ti faccio capire subito con un esempio. Faccio quel che faccio nel mio lavoro perché mi soddisfa, perché mi gratifica, perché mi riempie, perché mi sento realizzato nelle mie qualità, nelle mie capacità, nelle mie attitudini, o faccio ciò che faccio per evitare il dolore di non avere dei soldi, perché ho delle responsabilità verso una famiglia, dei figli o il mutuo da pagare. Cioè, faccio ciò che faccio per andare verso un piacere o per evitare un dolore, perché cambia totalmente l'energia che metto in quello che faccio. Ti vorrei portare un esempio che mi ha colpito tantissimo, perché poi a volte quando tu non scegli è la vita che sceglie per te. C'è stata una signora che ha fatto un corso, lei ha 55 anni, operaia da no, 50 anni, scusate, operaia da 35, terza media, la sua azienda ha chiuso. Lei è disperata, cosa faccio ora? Il suo sogno era fare l'operatrice sociosanitaria, non sapevo si potesse fare solo con la terza media. E lei si è iscritta a questo corso, è venuta da noi, la sua autostima era sotto i tacchi perché mi diceva io non leggo mai, non, è da una vita, dalle medie che non leggo un libro, come farò a fare questa cosa? Ed è stato bello perché è rifiorita. Se la sua azienda non fosse mai fallita, non avesse mai chiuso, lei avrebbe continuato tutta la vita a fare l'operaia. Nulla togliere, però a lei non piaceva quella cosa. Quindi riflettiamo, visto che oggi veramente è la festa dei lavoratori ed è bello, come dire, onorarla. Fai ciò che fai perché lo ami, perché ti gratifica, perché ti riempie, perché in quello che fai hai piena espressione, libera espressione di te, o fai ciò che fai perché non ho trovato di meglio, perché la vita mi ha portato a fare questa scelta, perché non posso, mi hanno obbligato, perché c'è il dovere. Piacere o dovere? Mi piacerebbe sapere il tuo pensiero e condividerlo con te. Mi piacerebbe che mi dicessi cosa ne pensi, cosa pensi del tuo lavoro e come lo consideri. Io a volte mi vergogno quasi a dirlo perché tanti mi guardano così, però nel mio lavoro mi sento gratificata. C'era un detto che diceva: fai ciò che ami, non lavorerai mai nemmeno un giorno della tua vita. E difatti io faccio ciò che amo. È come se sentissi che la mia anima è scesa a fare esattamente. E scusate, è come se io sapessi e sentissi che faccio esattamente quello per cui la mia anima è scesa. E tu? Vi dicevo, a volte ho quasi difficoltà a dirlo perché magari qualcuno dice, tu sei fortunata. In realtà è stata una costruzione costante di impegno, ma quando fai ciò che ami, quello che per qualcuno è sacrificio impossibile, per te è un dono naturale e lo fai nel flusso con facilità. Ciao, 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 buon 1º maggio, ciao!